Cari amiche ed amici, eccomi di nuovo qua. Questa mattina ho filmato e caricato un nuovo video dove commentavo le notizie che avevo sentito in questi giorni, ma anche in questi ultimi mesi, circa le orribili sorti a cui si devono affrontare la Grecia e i greci. E veramente sono molto appenato, ma non soltanto per loro, per i greci, ma anche per gli italiani, cioè per tutti noi, perché beh, ho spiegato nel video che ho fatto questa mattina che io lo volevo fare corto, pensavo fosse venuto corto, ma è venuto come il penultimo video, anzi più lungo, non so se 41 minuti, mentre il penultimo video ce n'è appena 40. Quindi non sto a ripetere tutte le ragioni che ho elencato nel video che ho fatto questa mattina, di ben 41 minuti e 5 secondi, credo, o 2-3 secondi, perché starei qui a riparlare delle stesse cose per altri 40 minuti. Ma sono una persona molto navigata, il vostro capitano Santen Chan, che poi io sono un capitano e Travaglio lo sa che sono il capitano Santen Chan della nave senza capitano, il PD. Ho anche fatto un video che non so se tutte e tutti voi avrete visto, ma nel quale io proprio esordisco dicendo a Travaglio che se lui cerca un capitano per la nave che è senza capitano, il PD, qua c'è il capitano Santen Chan. Poi ne ho fatti tanti altri come capitano Santen Chan. In più ho dedicato alla nave senza capitano un video che c'ha la figura, l'immagine del Titanic, no, il transatlantico che ha affondato. Ebbene, il PD affonda sempre nel transatlantico, ci sarà una qualche ragione a questa coincidenza. Comunque, bando alle ciance, che ancora tutte e tutti voi non mi avete detto che sta a significare. E visto che veramente adesso voglio fare un video corto di chiusura del giorno, non mi starò a filmare con la filmatrice, perché poi è tutto una cosa complicata, perché c'ho il computer già vecchio, scaricare il video nel computer ci mette, io non, il computer si è perso i drive dell'USB 2, quindi ci mette un'ora a trasferire un video largo nel computer, e poi un'ora a dargli formato e un'ora a caricarlo. 3 ore non ne ho, perché sono già più o meno le 18. E quindi magari alle 20 o alle 21 darò formato a questo video e lo caricherò per le 22 o 23, così poi domani lo potrete vedere se non fate a tempo, ma intanto vi sarete già visti gli ultimi video miei. E adesso, dicevo, bando alle ciance, ma bando veramente, e non so a che, perché non so che cosa sono le ciance. Partiamo con il tema del giorno, che sto improvvisando, quindi non so neanche che tema del giorno sarà, però fra le altre cose mi registro con il cellulare, mi filmo con il cellulare, perché molti mi hanno detto: ben filmati i tuoi ultimi, però non ti si vede in faccia quando parli, e siccome non ho nessuno che mi filma devo mettere campo largo. Invece col cellulare mi posso filmare e voi mi potete vedere quando vi parlo. Poi fra l'altro mi toglierò la giacca perché sto avendo caldo, e il cappello. Allora, il vostro capitano vi saluta in questa anteprima, via col video. Eccomi di nuovo. Come mai a questa Unione Europea manca qualcosa di fondamentale? Un'amministrazione reale, un'amministrazione politica reale e qualcosa di più di un Parlamento europeo dove si va a parlare in maniera non vincolante, ma veramente un presidente o un primo ministro dell'Unione Europea che governi a nome di tutta l'Europa. Ed è questo il punto. Come ci si può arrivare, se già abbiamo difficoltà in ogni paese europeo,
a che il primo ministro, il presidente o il cancelliere, il premier di turno facciano una politica equilibrata, come possono tutti i vari stati rinunciare alla propria sovrania perché un primo ministro europeo ed un presidente europeo presiedendo il Parlamento europeo facciano politica, considerando tutti i paesi europei delle province, perché è a quello a cui andremo incontro. Immaginatevi voi che già abbiamo difficoltà in Italia a far rispettare l'ordinamento statale alle province e regioni, dove le competenze si inseguono l'una all'altra e non si sa mai chi ha la precedenza o la priorità: la regione sullo stato, lo stato sulla regione, la città sulla regione, sullo stato. Già molte cariche politiche italiane non vogliono perdere sovrania e ci sono conflitti di competenze. Immaginiamoci adesso che tutti gli stati si fondono in una vera unione politica europea. A livello europeo si dovrebbero decidere anche le politiche regionali, cioè d'Italia, Spagna, Francia, Inghilterra. E in pratica sparirebbero deputati e senatori nazionali. Sarebbero soltanto deputati e senatori provinciali, regionali. E allora, se in Italia abbiamo già il conflitto delle regioni, l'Italia diventa una regione, a che titolo sopravviverebbero le regioni italiane? Perché sarebbe un controsenso che le politiche regionali europee sarebbero le politiche degli attuali stati europei e le regioni di ogni stato, i Land in Germania. Come si stabilirebbero quelle politiche? Sparirebbero le regioni? Come si amministrerebbero i territori degli stati fusi in un'unica unità geopolitica europea? Come si rimpasterebbe la burocrazia all'interno di ogni stato per funzionare in accordo a tutta la politica territoriale europea? Questi sono i miei interrogativi. Il vostro capitan Santen Chan, che è una persona navigata, ogni giorno cerca delle risposte in internet, che navigo molto. Non ho trovato invece nessuna risposta. E la Grecia sta navigando per acque turbolente e burrascose. Sembra quasi una provincia ribelle che bisogna scinderla. Come rimedieremo a tutti questi squilibri con una politica europea? Veramente riusciremo a integrare ogni Stato in modo che formi nel congiunto tutti gli Stati europei, formino un unico Stato europeo, diventando solo regioni europee e non Stati sovrani? Come far perdere agli Stati europei la sovranità? Perché diventino regioni europee. Chi governerà nei vari stati allora? Perché non avrebbe più senso avere un presidente del Consiglio dei Ministri in Italia, un presidente della Repubblica Italiana, una Camera del Senato, una Camera del Parlamento, la bicamerale, vari gruppi di indagine parlamentaria, le prefetture, i comuni, le regioni, come è adesso politicamente concepita l'Italia. Lo Stato italiano non solo si dovrebbe rimpicciolire, restringere, ma addirittura sparire, perché dovrebbe diventare una regione italiana. E questo varrebbe anche per tutti gli altri stati europei. Dovrebbero perdere la loro identità nazionale e diventare delle province. Veramente siamo sicuri di voler rinunciare a questo, di voler fare questo sacrificio? E poi chi ci governerà? È possibile che un'unione politica europea sia governata dai capi di stato che diventano capi di stato dell'Unione Europea per ogni paese? Perché è una cosa utopica. Già ci abbiamo dei conflitti di competenze in Italia fra presidente della Repubblica e primo ministro. Però
se bisogna fare un Parlamento europeo politicamente effettivo, dove ogni primo ministro e cancelliere europeo fa le veci di un primo ministro europeo, allora viene un guazzabuglio. Invece di essere una triarchia, una duarchia, verrebbe una ventisettesima archia. E poi ogni premier di ogni stato governa sul suo territorio consultandosi con gli altri a livello europeo, oppure direttamente governano tutti quanti insieme anche sul territorio di altri, perché sarebbe meglio un solo capo di stato europeo come negli Stati Uniti d'America. Allora copieremo il modello a loro, o magari invece di una federazione europea si andrà incontro a una confederazione europea, ci governeremo come gli svizzeri. Il problema è che loro sanno gestire i loro quattro cantoni, ma a noi, senza questa fusione geopolitica macroeconomica dell'Unione Europea, la politica già ci ha dato più di quattro cantonate, come per andare a formare dei cantoni europei. Chissà quante altre cantonate prenderemo, tanto a livello nostrano, dentro casa, come a livello europeo. Quindi ha voglia a giocare al gioco dei quattro cantoni, che poi non so se l'hanno inventato gli svizzeri. Nessuno ne parla. Se si farà un'unione politica europea, con quali basi burocratiche e amministrative? Chi governerà i vari paesi? Si fusioneranno, perderanno la loro identità nazionale. Come si governerà l'Europa? Nessuno lo dice, perché nessuno lo sa, anzi a nessuno frega niente, soprattutto le banche, che a loro basta emettere moneta con il signoraggio bancario e con la cessione della sovrania dei paesi ad emettere moneta. Però la Merkel ha detto: se fallisce l'euro, fallisce l'Europa. Questo significa che la Germania c'è un piano B di uscita dall'euro e di uscita dall'Europa, anche perché fino adesso, prima l'Unione Europea era soprattutto il Regno Unito, adesso lo è la Germania. Se fallisce l'Europa, non è detto fallisca la Germania, però la Germania è la vera propulsora economica dell'Unione Europea, quindi significa che loro rimarranno con la loro moneta. Beh, ma se fallisce l'euro, fallisce anche l'Italia, oltre la Germania, magari, e la Grecia. Perché mandano questi messaggi in codice? Che lo dica del tutto che crede che succederà. Comunque, nessuno ci dice euro, non euro, Unione Europea, euro, ma a livello di amministrazione, come verrà amministrata l'Unione Europea quando diventerà un'unione effettivamente politica, non solo economica? Come si fusioneranno i vari governi per formare un super governo europeo? Ecco, queste erano le preoccupazioni mie fino a poco tempo fa, e adesso si sente che se fallisce l'euro, fallisce l'Europa. Ci compreranno i cinesi? Boh, tanto tutte le industrie italiane stanno andando in Cina. Vabbè. Allora niente, non ho nessun'altra riflessione e vi dico, questo video, adesso che sono le 18 e passa, 18 e 12, gli darò un formato, che ne so, alle 9, 9 e mezza, e forse per le 11 starà in linea di notte, magari prima, non so, però adesso voglio andare un po' a leggere e a riposare. Già ho fatto un filmato largo questa mattina, nel quale parlo di molte cose riguardanti l'euro e l'Unione Europea che mi sono venute in mente questa mattina. Quindi vi ringrazio a tutte e tutti dei commentari che ho già ricevuto, anche su Twitter Santen Chan, Instagram Santen Chan, Facebook Santen Chan, però non ho molto più da aggiungere. A parte il fatto che ve lo ripeto sempre,
Se volete che vi parli di qualche libro, chiedetemelo. Magari un libro che io non ho, però posso sempre andare a vedere in rete di che cosa si tratta e magari commentarlo lo stesso. Voglio commentare qualcosa che vi piaccia a voi, perché altrimenti ce n'ho di libri da commentare, anzi, e da leggere. Però ecco, voglio involucrarvi nelle mie letture, se no sarebbe a senso unico. E quindi vi ringrazio di seguirmi, che siete sempre in tanti ad iscrivervi. Però mi raccomando, fate vedere i miei video a qualcuno, perché purtroppo siamo arrivati solo a 136.000 visioni del canale e io sono disoccupato e vorrei che YouTube mi pagasse. Quindi vinciamo fra tutte e tutti a YouTube. Diffondete i miei video, così arriveremo magari a che YouTube mi dia almeno 100 dollari. Voglio togliermi questo sfizio. Non voglio finire da vecchio in un ospizio. Quindi aiutate il vostro Capitan Saint-Enchan. E tu? Tu, sì, Marco. Marco Travaglio. Ce l'hai il Capitano Saint-Enchan per la nave senza capitano? E poi se vuoi un collaboratore per il Fatto Quotidiano, c'hai me. Vai a vedere tutti i miei commentari, includendo l'ultimo, sulla Grecia che esce fuori dall'Europa, per vedere che classe di collaboratore ti stai perdendo per il tuo Fatto Quotidiano. E voi tutte e tutti che mi seguite, comunicatevi con Travaglio Marco per vedere se vuole un collaboratore del suo Fatto Quotidiano. Magari non ha avuto tempo di guardare i miei video. Più in là gli dedicherò un video al nostro caro amico Marco Travaglio. Per il momento non ho più potuto rispondergli ai video che fa in internet e neanche seguirlo, però al più breve tempo lo farò. Allora, questa volta è in via definitiva. Questa volta è in via definitiva. Vi lascio. Devo tagliare qua perché si fa tardi. Poi, se no, il video viene troppo pesante, lo edito in più di un'ora e lo pubblico in più di un'ora. Invece no, voglio che sia. Anche gli metterò poco peso, poco formato, poche dimensioni, in modo che si carica in 35 minuti e non in 78. C'ho 1 o 2 megabit di banda larga ADS, pochissimo. Beh, grazie di seguirmi, e ciao. Mi incentivate quando mi seguite ad andare avanti e a dare il meglio di me. Ciao!